Dal 1947 a oggi sono state approvate in tutto 47 riforme di rango costituzionale, mica poche direte voi, ma la verità è che queste riforme spesso e volentieri sono andate a modificare aspetti piuttosto residuali della nostra Carta. Quando si tratta di riforme costituzionali dall'impatto maggiore, ecco, i giochi si fanno più difficili. Due esempi: nel 2006 fu il referendum a fermare i piani di Silvio Berlusconi, che approvò una riforma costituzionale i cui principali punti erano il superamento del bicameralismo perfetto e la riduzione di deputati e senatori. In buona sostanza erano gli stessi punti, seppur in forme diverse, che portò Matteo Renzi al referendum nel 2016. La differenza fu che Renzi perse la testa e Palazzo Chigi in quel referendum perché aveva promesso di farlo, Berlusconi invece no, perché non aveva mai messo la sua testa su quel piatto. Ecco, ora ci troviamo a fare i conti con un nuovo progetto di riforma costituzionale, quello che sta dibattendo il governo Meloni. Il dibattito è appena iniziato, il perimetro della riforma deve essere ancora definito. Si parla di presidenzialismo, ma il presidenzialismo forse potrebbe essere il punto di partenza per poi atterrare sul premierato. Siamo sicuri del fatto che Giorgia Meloni adotterà un atteggiamento più cauto rispetto a quello di Matteo Renzi, perché sa che la partita è difficilissima da portare a casa. E proprio per questo, come abbiamo detto poco fa, il punto di sintesi potrebbe essere quel premierato che alla fine della fiera può piacere anche ai centristi. Ecco, ma di che cosa si tratta quando parliamo di premierato? Noi abbiamo cercato di spiegarvelo nel miglior modo possibile in un pezzo su liberoquotidiano.it che trovate il link qui sotto.